Si chiama Lenovo P2 e secondo me questa è veramente la rivelazione Android di fine 2016, scoprite perché nella nostra recensione completa. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di Lenovo P2. Si tratta di uno smartphone veramente, veramente interessante. Tra l'altro, quasi un po' a sorpresa, ce l'avete chiesto in tanti, quindi sono contento di fare questa recensione per tempo, perché so che molti di voi sono interessati a sapere come funziona questo Lenovo P2. Intanto, simpatica la confezione, stretta e lunga, devo dire appunto una trovata abbastanza simpatica per differenziarsi dalla concorrenza. Noi lo abbiamo preso in colorazione oro da eprice.it, poi alla fine della recensione vi dirò prezzo e vi dirò tutto. All'interno della confezione è molto ben congegnata anche questa, abbiamo questo cartoncino con il pin per il carrellino della doppia SIM o SIM microSD, abbiamo poi un cavo USB microSB, questo ottimo alimentatore Lenovo fino a 12V 2A, quindi ricarica veramente molto rapida, e regalo graditissimo anche un adattatore USB OTG, quindi da micro USB a USB classica se vogliamo, o vecchio stile ormai nel fine 2016, ovvero l'USB di tipo A. Andiamo a richiudere la nostra confezione super colorata e la teniamo qui da una parte, e andiamo a prendere il nostro Lenovo P2 in colorazione oro. Allora, il design non è particolarmente ricercato, nel senso che sa di un po' già visto. Frontalmente sembra, secondo me, in tutto e per tutto uno smartphone della famiglia Galaxy A di Samsung. Sul retro sembra, non so, sembra un po' un Meizu, non saprei dire, ma tutto sommato non è cosa molto importante. È realizzato in metallo, ad eccezione di queste due bande in plastica sopra e sotto, metallo opaco, mentre invece ci sono delle fresature davanti e dietro qui sul bordo. Tasto di accensione bilanciere del volume, secondo microfono, jack audio da 3,5, carrellino della doppia SIM o SIM microSD, switch fisico per passare alla modalità di risparmio energetico, porta microSB, speaker e microfono. Quello che stupisce è che questo smartphone ha come dimensioni 153, 76, 8,3 mm di spessore, un peso di 177 grammi. Sì, forse potreste dire, ma non è un po' pesantuccio, non è un po' spesso? Sì, se non consideriamo che dentro c'è una batteria super super capiente. In proporzione alla batteria lo smartphone è addirittura, secondo me, compatto e leggero. Andiamo a sbloccarlo appoggiando il dito sul lettore di impronte. Avete visto, basta appoggiare il dito sopra, non c'è bisogno di andare a premere il tasto home, che comunque è un tasto fisico, se lo vorrete premere lo potrete tranquillamente fare. Parliamo un attimo dell'hardware di questo smartphone. Lenovo P2 è dotato di un processore Snapdragon 625 octa-core da 2 GHz con GPU Adreno 506, 4 GB di RAM, nonostante la maggior parte degli store riportino 3 GB di RAM, anche Price riporta 3 GB di RAM, ma in realtà lo smartphone ne ha 4, 32 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, connettività LTE fino a 300 Mbps, vi ricordo il supporto a due SIM rinunciando alla memoria espandibile, Wi-Fi ABGN a doppia banda, Bluetooth 4.1, c'è anche l'NFC, c'è la radio FM, c'è il lettore di impronte digitali, come vi dicevo, c'è anche un piccolo LED di notifica che è posizionato quassù. Personalmente l'ho trovato davvero un po' piccolo, quando lo smartphone è appoggiato su un tavolo e magari non lo stiamo guardando frontalmente, io a volte non ho notato la presenza del LED di notifica. Questo non sarebbe un grossissimo problema se per esempio non ci fosse anche la vibrazione, che è un po' debole, devo dire. Mi sono accorto che avevo anche lo smartphone poggiato accanto a me sul divano, mi stavano chiamando, io non me ne stavo accorgendo. Questa combinazione di LED di notifica non molto visibile e vibrazione non molto potente fa sì che per quelli come me che tengono solitamente lo smartphone silenzioso ci si possa perdere qualche notifica o qualche telefonata. Questa cosa è un po' un peccato. Non mi ricordo se ve l'ho detto, c'è anche la radio FM. La versione Android è la 6.0.1 Marshmallow, personalizzata con l'interfaccia di Lenovo, comunque presente in una versione abbastanza stock. Se volete la vera interfaccia di Lenovo, qui potete fare lo switch alla Vibe UI, che in pratica cambia un po' le icone, va a levare, no, principalmente più che cambiare le icone, va a levare il drawer delle applicazioni. Io personalmente mi piace questa Android, che comunque è personalizzata. È un'interfaccia personalizzata da Lenovo. Il display è un 5.5 pollici Full HD 1920x1080 pixel in tecnologia
Super AMOLED, devo dire un display veramente bellissimo. In questa fascia di prezzo è veramente difficile trovare un display così bello. Possibile che sia lo stesso o comunque simile o vengano da produzioni simili del Lenovo Moto Z Play, con cui comunque condivide buona parte delle specifiche tecniche, ma poi come vedremo alla fine ha un prezzo inferiore. C'è una modalità di lettura notturna che però non va a cambiare il colore del display, semplicemente va a attenuarne la luminosità. Non so quanto potesse essere utile, secondo me semplicemente si poteva far sì che la luminosità andasse direttamente al minimo, ma insomma c'è una modalità in più e magari a qualcuno fa anche piacere. Andiamo a provare il browser che è quello predefinito, che ovvero Chrome, predefinito quindi proveniente da Google se vogliamo. Aspettiamo che finisca di caricare il sito nella sua versione desktop, facciamo un piccolo scroll in modo da accettare i cookie. Aspettiamo che carichi un po' di immagini e devo dire prestazioni veramente veramente molto molto buone. Guardate anche ora che ancora non ha finito di caricare tutto quanto è veloce a fare lo zoom, a fare lo scroll, devo dire veramente veramente ottimo. Il tasto qua sotto funziona, è multifunzione, tocco per andare indietro, pressione per andare alla home, tocco prolungato per andare nel multitasking, pressione prolungata per andare in Google Now. Comunque è una vostra scelta, nel senso che qui dalle impostazioni potete tranquillamente andare a cambiare il funzionamento, ovvero per esempio rendere fissa la barra e quindi disabilitare le gesture. Adesso io vado a fare il tocco, vedete non va più indietro, se lo riabilito con un tocco invece va indietro, quindi potete scegliere fra la barra all'interno. Vado ad alzare ancora un po' la luminosità perché come sapete gli AMOLED sfarfallano un po' all'interno della videocamera quando andiamo a registrarli. Il LED di notifica come vi dicevo c'è, ma per far sì che si illumina alla ricezione delle notifiche dovete andare ad abilitarlo da qualche parte che non mi ricordo più, insomma non è abilitato di default. Mi pareva ci fosse un menu dedicato, va bene, da qualche parte c'è sicuramente, forse qui, eccolo qua, dovete abilitare quest'ultima voce, altrimenti non si illumina per le notifiche di terze parti. In più abbiamo una modalità per sdoppiare le applicazioni che troviamo qua dentro, oltre a la possibilità di fare il doppio tocco sullo schermo, di avere delle scene intelligenti da impostare qui, una cosa un po' alla moto, l'interruttore per la realtà virtuale che vi faccio vedere subito, che permette di sdoppiare il display per essere pronto da utilizzare in modalità di realtà virtuale. Ovviamente a cosa serve un tasto così? Principalmente per video e foto, sdoppiare un menu e poi vederselo all'interno di un cardboard, per dire, non è che serva a niente. Quello che volevo mostrare è questo, sono le app doppie, anzi non ve lo posso mostrare perché ho abilitato la zona protetta. Le app doppie permette di sdoppiare le applicazioni e quindi qualsiasi applicazione installata nel telefono e averne quindi un'altra da utilizzare con un secondo account con dati separati, da scegliere in modo alternato all'ambiente protetto. Adesso io sto passando all'ambiente protetto, sicuro, chiamatelo come volete, che è sostanzialmente un'altra iterazione del proprio sistema con le proprie app. Scegliete voi quale app mostrare, se volete per esempio tenere separato il mondo del lavoro dal mondo privato, insomma fate voi, potete scegliere di ricevere le notifiche fra i due sistemi, insomma abbastanza ben fatto. Peccato però che non si possa utilizzare assieme alle doppie app, quindi dovete scegliere, non potete avere magari qualche doppia app qui e poi anche il sistema protetto. Questo perché sostanzialmente probabilmente userà la stessa sandbox o comunque lo stesso ambiente virtualizzato e quindi questo non è possibile. Ci sono i temi, purtroppo non è possibile scaricare altri temi, ci sono anche altri blocco schermo, ci sono altri sfondi, mentre invece è possibile scaricare altri sfondi, mentre invece per i temi, guardate, non c'è la possibilità di scaricare online ma di importarli, quindi se avete i file dei temi potete installarli, non potete invece scaricarli da internet. È possibile gestire le notifiche, è possibile gestire ovviamente quali, anzi no, ovviamente no, è possibile scegliere quali voci far apparire nella barra qua su, intendo proprio qua su in cima,
Vediamo se anche questo mi ricordo dove stava, perché i menu non sono secondo me proprio il massimo, eccolo qua, non sono proprio il massimo dell'intuitività, però vedete, potete andare a disabilitare le voci che volete. Come ho già detto su un altro smartphone che aveva una funzionalità simile, incredibilmente non si può disabilitare l'NFC, che sostanzialmente è l'unica icona che io personalmente avrei voluto nascondere, perché io lo voglio tenere sempre acceso, ma non voglio mostrare l'icona. Ecco, l'NFC, ho beccato l'unica che non c'è. Vi parla a questo punto di fotocamera, fotocamera principale a 13 megapixel con doppio LED flash a doppia tonalità, fotocamera frontale a 5 megapixel. Un software, questo di Lenovo, che non mi ha fatto impazzire, ma quantomeno è qualcosa di nuovo. Abbiamo qui alcune modalità, non tantissime, ma soprattutto qui abbiamo, fate un attimo qui, ci sono tutto un sacco di opzioni, forse ci vuole un po' troppo per raggiungerle, non troppo intuitive, video fino alla risoluzione di 4K, e c'è questa modalità smart, che in questo caso infatti ha toppato, perché vede in questo androidino del cibo e mi mette la modalità gourmet. Tutto sommato è una modalità utile, sostanzialmente va un po' a rimpiazzare l'HDR, visto che non c'è una modalità HDR che possiamo attivare a mano in nessuno dei menu, anche se c'è però c'è in realtà l'HDR artistico, però sono un po' troppi passaggi e come vedete è proprio una modalità specifica per ottenere precisi risultati. Non c'è un HDR generico da attivare velocemente, non c'è un tasto che si chiama HDR, perché in realtà c'è, si chiama appunto Smart ed è questo. Le foto non vengono male, mi dispiace solo del fatto che la modalità Smart, quando va ad attivare il suo HDR, se vogliamo, sia un po' lento, e questo causi... Scusate, e questo non causi, ma può causare il fatto di avere scene in movimento, quindi con soggetti. Ce n'era una particolarmente chiara, questa mi pare. Se andiamo a zoomare qua giù, vedete che qui c'è la macchina e qui c'è un fantasma della macchina che nel frattempo si è mossa. E comunque l'HDR non è venuto in modo spettacolare. I video non mi sono dispiaciuti, le foto al buio sono comunque abbastanza buone. Se andiamo a zoomare, vedete che sì, è un po' gialla la scena, ma la foto comunque va ancora abbastanza bene. Qui abbiamo una nostra macro, anche questa abbastanza bella. Insomma, non è il punto più forte di questo smartphone la fotocamera, ma tutto sommato non è neanche il suo punto debole. Andiamo a parlare invece di audio. Abbiamo qui Play Music. Allora, la qualità al massimo del volume non è che sia spettacolare, ma il volume invece c'è tutto, quindi per me comunque non promossa la qualità audio. Andiamo ad aprire invece Modern Combat 5, eccolo qua. Vi ricordo GPU Adreno 506, 4 sono addirittura i gigabyte di RAM. L'audio è veramente altissimo, abbiamo perso mezzo frame, ma nel complesso è fluido. Veramente un'ottima esperienza di gioco grazie a un display Super AMOLED veramente notevole e un audio veramente corposo. Sembrava veramente di giocare a un gioco diverso da quello che gioco di solito. Telefonata di prova, quindi porto fuori lo smartphone, devo dire ottima qualità audio, ottima ricezione. Bene anche in LTE, insomma, mi è piaciuto per quanto riguarda. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone privati. Stai chiamando da un numero azienda. Vi confermo che è abbastanza spaccatimpani anche in questo caso il viva voce.
Come vi dicevo, comunque stavo elogiando sia la ricezione del wifi che quella telefonica. Vi ricordo comunque che è uno smartphone anche dual sim. Ma parliamo di batteria da 5100 mAh, che in uno smartphone del genere sembrano veramente una specie di miracolo. Capire come Lenovo abbia fatto infilarli tutti qua dentro, e il risultato è spettacolare. Con utilizzo veramente intenso si fanno circa 2 giorni e mezzo di autonomia senza grossi problemi. Vedete, sono al 62%, ma stanotte non l'ho caricato. Ieri sono stato a Milano, l'ho usato in treno, quindi anche con frequenti cambi di cella. Ho detto guardate, ma poi la videocamera non ha voluto saperne di mettere a fuoco. Eccolo qua, 62%, come vi dicevo. Insomma, dà veramente il meglio di sé in standby, dove non consuma veramente niente. Se lo utilizziamo vedrete andare giù il contatore, ma comunque sono 5100 mAh, quindi fra lo Snapdragon 625 che ha buoni consumi energetici, fra lo standby che è veramente incredibile, e fra che io non ho usato, sia chiaro, in questi giorni, ma l'ho provato, c'è questo switch fisico che vi permette di andare in modalità risparmio energetico. Queste sono le voci. Sì, si possono cambiare, ma l'unica che non avevo messo era la radio FM, quindi sono queste oppure il radio FM. 53 ore qui dice di autonomia residua. Mi è piaciuta questa soluzione dello switch fisico perché magari abbiamo mezz'ora in cui non vogliamo essere disturbati, non ci importa niente e possiamo risparmiare batteria. Infiliamo la mano in tasca, facciamo così e il telefono va in modalità di risparmio energetico. Ci serve usare il telefono, mettiamo lo switch in giù e di nuovo lo smartphone è pronto per fare tutto quello che serve. Mentre invece la modalità, quella in cui apri il telefono, tira giù la tendina, attiva il risparmio energetico, insomma può essere una questione lunga, e poi ma è quello va a finire che uno il risparmio energetico solitamente lo usa soltanto quando lo smartphone è quasi scarico. Mentre invece così, con questo switch fisico, vi verrà di utilizzarlo magari anche durante la giornata per magari riuscire a fare 3 giorni di autonomia, che tra l'altro se fate un utilizzo medio farete quasi sicuramente. Se ne fate un utilizzo blando non mi stupirei se riusciste a fare anche 4 giorni di autonomia. Insomma, un Lenovo P2 veramente re della autonomia, notevolissimo. Prezzo per l'Italia di questo Lenovo P2 339 euro, che è un buon prezzo se pensiamo che Moto Z Play, sempre di Lenovo, con hardware molto simile, se non vado errato siamo intorno ai 400 e passa euro al momento, mentre invece questo costa 3,39 e noi l'abbiamo preso a 295 euro su Price, che tra l'altro lo ha anche in altre colorazioni. Insomma, per noi questo Lenovo P2 è veramente la rivelazione di questo fine 2016. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.